questo nuovo video. Oggi diciamo che c'è un raduno della motociclista che ha un canale YouTube e andiamo al punto di ritrovo. Siamo stra in anticipo, siamo perché c'è anche il nostro fidato Diego. Ok, punto di ritrovo è qua. Ok ragazzi, strada per la Valtaleggio. Ecco ragazzi, visto che non ho registrato completamente l'intera giornata, vi voglio raccontare un po' in voiceover questa giornata di questo giro organizzato dalla motociclista, ovvero Laura. Vi linkerò magari il suo video qua sotto in descrizione, andatelo a vedere e iscrivetevi sia al mio canale che al suo, ovviamente. Quindi qua siamo in Valtaleggio, negli orridi, vedete uno spettacolare panorama con questi orridi, con questa valle scavata dal fiume appunto. Quindi qua stiamo passando per gli orridi della Valtaleggio, davvero davvero molto belli, e vi consiglio di andare a visitarli. In questa giornata abbiamo passato più valli, siamo partiti diciamo dalla Bassa Bergamasca, siamo entrati in Val Brembana per poi appunto arrivare in Valtaleggio. Percorrendo la Valtaleggio poi siamo saliti per il Passo Zambla, qua siamo ancora in Valtaleggio, quindi gustatevi un po' questa strada davvero bellissima. Se non l'avete ancora fatta, comunque fatela. Valtaleggio, provincia di Bergamo, davvero strada scavata nella roccia, davvero davvero molto molto bella e caratteristica. Ogni tanto ci si ferma per qualche foto, per vedere che siamo tutti ok, e qui si sale verso il Passo Zambla. Passo Zambla che collega appunto a Brembana alla Valseriana, e qui stiamo appunto salendo per arrivare in vetta a questo passo, che anche questo vi consiglio di fare. Qua un po' dei controlli da parte della stradale, fortunatamente non ci hanno fermato, anche se comunque non abbiamo fatto nulla di che. Quindi ragazzi, ringrazio ancora la motociclista per questo giro che dopo la Valseriana ci ha portato in Val di Scalve. Appunto qua stiamo scendendo dalla Val di Scalve, nella Val di Scalve, dal Passo della Presolana. Passo della Presolana che a mio avviso è uno dei passi più belli, soprattutto la parte che sale dalla Val di Scalve, quella che noi stiamo facendo in discesa in questo preciso istante ragazzi. Voiceover molto difficile da fare, devo dire. Comunque andatevi a vedere il video della motociclista di Laura, che sicuramente sarà più completo del mio, almeno spero. E niente, dopo aver fatto pausa pranzo siamo scesi verso il lago d'Iseo, la sponda bergamasca davvero davvero bellissima. L'ho portata molte volte sul canale, quindi andate a vedervi il video. E niente, vi lascio al Simone del passato. Un bel giro questo che abbiamo fatto con la motociclista, ovvero Laura. Se vi ricordo di andare a vedere il suo video della giornata, se volete vedere dettagli, io ho messo così a caso. Comunque niente, alla prossima, ciao ciao!